con Don Aniello Manganiello qui a Casa Giove per la presentazione del libro L'Uomo di Miracoli di Ottavio Chiavaroli. Don Aniello, lei è noto per il suo impegno civile e sociale, come ha conosciuto la storia di Ottavio? Beh, è semplice, attraverso Facebook, no? Mi ha mandato un messaggio su Facebook e io, come al solito, ed è l'unica cosa che faccio in genere, la sera quando oramai il buio, il silenzio piomba sul mio paese dell'Agro Nolano, ecco, mi guardo le pagine di Facebook mie, ma vado a vedere i messaggi perché tante volte arrivano anche parole di dolore, bisogni, situazioni difficili a cui come prete non mi posso defilare, davanti alle quali non mi posso defilare. E così ho conosciuto Ottavio e poi è nata questa bella amicizia, questo percorso dove lui mi ha in qualche modo fatto conoscere la sua storia, la sua vicenda e anche la sua famiglia. Ho scoperto un giovane semplice, trasparente, con una fede non bigotta, un giovane che con la capacità di andare oltre il fenomenico, oltre l'evento, oltre il materiale, oltre l'avvenimento quotidiano, per cogliere invece Dio come partner nella sua vita. Lei che ha evangelizzato, diciamo così, in realtà definite difficili, vedi Scampia, vedi Forcella, che messaggio di speranza vuole mandare, vuole far arrivare ai giovani in un periodo così buio per loro? Sì, è un momento molto difficile, anche perché la contingenza anche sociale, economica, penalizza gli adulti, ma soprattutto penalizza i giovani. Allora io dico ai ragazzi, ai giovani, riappropriatevi delle vostre capacità, delle vostre possibilità, rientrate in voi stessi, individuate, perché ci sono in tutti noi, individuate quella forza interiore, quei tizzoni di cui parlavo prima, tizzoni ardenti, quelle motivazioni profonde, quel bagaglio di qualità, di umanità, di capacità che tutti abbiamo, no? E che molte volte copriamo, quasi come creando una coltre di polvere su un bagaglio, su elementi di ricchezza che abbiamo tutti noi. Allora dico, giovani, non vi curvate su voi stessi, non perdetevi d'animo, andate ad attingere quello che di importante c'è dentro, lì troverete la verità, troverete anche Dio, ma troverete anche la voglia di costruire per voi e per i vostri coetanei. Un saluto allora agli amici di Vivi Casa Giove. Casa Giove è un paese di questa quota parte della città, della provincia di Caserta, una provincia laboriosa, con una grande vocazione agricola, l'amore alla terra. Amore alla terra significa semplicità, significa essenzialità, significa ricchezza interiore. Allora l'augurio è che Casa Giove, nella sua gente, nei suoi giovani, ritrovi quei valori che hanno caratterizzato il nostro territorio, quello dell'attaccamento alla terra e ai valori della essenzialità e della semplicità. Grazie. A voi.